gli uomini temono l'amore più della morte e così si perdono per paura di perdersi. Gli uomini temono l'amore più della morte e così si perdono per paura di perdersi. Con queste parole prende vita Orfeo Rave, un percorso itinerante che si dirama in 9 stazioni, nelle quali il pubblico vive sulla propria pelle la storia di vita, di amore e di morte di Orfeo ed Euridice. Lungo gli 11.000 metri quadrati del padiglione Jean Nouvel nasce un monumentale evento teatrale nel quale interagiscono e si sovrappongono danza, teatro, musica elettronica e arte visiva. L'idea che gli spettatori percepiscono fin da subito è quella dell'attraversamento, l'attraversamento di spazi urbani non convenzionali che seguono le onde emotive degli attori e danzatori. Michela Lucenti, regista e coreografa, ma anche narratrice e cantore, lei stessa Euridice e l'impersonificazione della morte, avvia e prende per mano il pubblico per tutto il percorso della discesa agli inferi che vede Orfeo, l'Orfeo uomo, perdere se stesso perché ha paura tanto dell'amore quanto della morte. Lo spettacolo è mosso da questa riflessione e domanda: e se Orfeo non fosse sceso nell'Ade per riportare in vita Euridice, ma solo per ritrovare una parte di sé che non esisteva più? Forse, come l'uomo, in quanto essere emozionale, cercava il suo stesso dolore e quando lo ha trovato non poteva far altro che voltarsi per lasciarlo andare, gettandosi alle spalle quella parte di sé che era morta con Euridice. Struggente il momento in cui Orfeo cerca la sua amata tra i lettini di una camera mortuaria, una danza di passione e dolcezza che segnerà la fine del loro amore. Euridice scappa via, Orfeo la rincorre ma senza riuscire a raggiungerla. Il pubblico è dirottato verso la 9ª e ultima stazione, nella quale una bacca urlante ed indemoniata domanda ad Hermes perché Orfeo si è voltato. Ecco assumere forma la terribile vendetta delle baccanti. Orfeo sarà fatto a pezzi e ucciso per aver rivelato la propria verità e il rave prenderà forma, a suon di musica techno, in un palco inclinato ed avvolto da luci rosse calde che rappresentano la passione dell'amore e le fiamme dell'inferno, l'inferno emotivo dell'uomo. Te ne accorgi quando arrivi in fondo, ma la morte è un eterno ritorno, se la vita è un continuo scappare, da tutto pure dall'amore.